Da oltre 6 mesi mancano le due principali case dell'acqua a Massarosa, quella situata nel centro nei pressi del mercato e quella di Piano di Mommio. Per avere acqua potabile i cittadini della frazione sono costretti dunque a rifornirsi alle casine di Bozzano, Piano di Conca e Piano del Quercione, impianti tutti e tre attivi ma da diversi anni malmessi e che necessitano dunque di una riparazione. Un'usura che dipende dalla qualità dell'acqua, annoso problema di Massarosa, e che persiste. Le ultime analisi della ASL del 17 ottobre rilevano una quantità di ferro che supera quello consentito dalla legge e questo accelera l'usura dell'impianto di filtraggio dell'acqua. In primis, secondo l'amministrazione comunale, va risolto il problema della gestione degli impianti. Le 5 casine ad oggi sono affidate a 3 gestori diversi. Le 2 rotte e rimosse sono state riparate con un contributo di 30.000 euro di Gaia e dovrebbero essere riconsegnate entro una ventina di giorni. L'amministrazione comunale ha già approvato in giunta la linea che sarà adottata a marzo, quando saranno scadute tutte le convenzioni con le casine. Andranno tutte e 5 a gara e saranno affidate ad un'unica ditta. E non è detto che l'acqua rimarrà gratuita. Abbiamo, dopo numerosi solleciti, ricevuto una risposta in data 17/10 che attendono alcune indicazioni nostre su quella che è la sistemazione esterna e che abbiamo già dato di fatto ieri, ma la richiesta è pervenuta di avere queste indicazioni in data 17/10 dopo nostri numerosi solleciti. Le 3 casine che ci sono, anche quelle logicamente, come si sa, hanno dei problemi. Questa amministrazione comunale recentemente ha provveduto a fare una riparazione di quasi 1.500 euro per la sostituzione del banco frigo relativamente a quella di Bozzano. Le 2 casine che verranno presto riconsegnate verranno gestite da questa società, dalla ARTI, scelta dalla precedente amministrazione, fino al 31 di marzo 2020. Al momento l'acqua è gratuita per quello che riguarda l'acqua liscia e invece prevede un pagamento in caso di acqua gassata. Quello che succederà da marzo in poi deve sempre essere definito.